Allora, nel percorso di formazione io ho fatto, vabbè, 5 anni di Can Grande, successivamente poi mi sono iscritta all'ITS Red, ho fatto i 18 mesi di ITS Red, successivamente nel mentre ho fatto anche il praticantato presso lo studio in cui attualmente lavoro e successivamente ho fatto l'esame di abilitazione. Ho deciso di scegliere questo percorso professionale perché mi è sempre comunque piaciuto questo mondo, soprattutto fin dal Can Grande, diciamo, dall'istituto tecnico, la topografia, e quindi ho deciso di fare una sorta di specializzazione sui rilievi topografici. Infatti, durante anche il percorso del praticantato, ho preso anche dei patentini con, ad esempio, il drone proprio, che è una sorta comunque anche di innovazione nei rilievi, quindi è proprio un mondo che mi incuriosisce. Allora, io ho scelto, vabbè, appunto il Can Grande, perché sin da quando ero bambina comunque il disegno tecnico mi piaceva. Il mondo dei rilievi topografici mi aveva ispirato il mio professore di topografia, perché aveva un modo di insegnare particolare, poi eravamo una classe articolata, e quindi eravamo in pochi, eravamo in 7-8 in classe, e mi ha trasmesso proprio la sua passione, quindi è diventata un po' anche mia.